Dal 4 al 6 giugno Bormio ospiterà il Forum Food organizzato da The European House Ambrosetti, organismo conosciuto nel mondo per il celebre meeting politico-economico di Cernobbio. Le basi sono state gettate oggi a Sondrio, Palazzo Muzio, in sala tutti i partner istituzionali e privati dell'importante evento valtellinese. Non è voluto mancare il presidente nazionale Coldiretti, Ettore Prandini. Oggi diamo il via a questo progetto importante che a luogo nell'alveo dei lavori del Club degli European House Ambrosetti. Noi siamo il primo think tank privato del paese, molto noti per Cernobbio tra le altre cose, e vogliamo creare le premesse per una nuova piattaforma, la Cernobbio del mondo del futuro dell'alimentazione e dello sport. E non potrebbe esserci sede migliore di questa visione che la Valtellina e Bormio in particolare. Qui oggi presso la provincia, insieme al presidente di Coldiretti, anch'esso partner dell'iniziativa, abbiamo almeno 20 imprenditori con noi, anche la Popolare di Sondrio che è della partita, come la Regione e tanti altri attori. Lanciamo questa sfida, questa iniziativa, dall'intersezione tra salute, buona salute, buona attitudine alle scelte di vita attive e attente e il mondo del food, dell'industria agroalimentare, si possano creare premesse distintive di crescita e sviluppo con grandi opportunità per tutti. Quanto è importante la sostenibilità per Coldiretti? Sostenibilità è uno degli elementi di sfida, non l'unico, non dobbiamo far credere che ci sia solo la sostenibilità, ma ci sono tante, iniezioni che devono essere fatte in termini di racconto, in termini di prospettiva, in termini di investimento, partendo anche da tutto quello che concernerà le riforme di carattere istituzionale che riguarderanno il nostro paese. Se saremo in grado di fare queste cose, sicuramente questo paese ancora ha ancora molto da dover raccontare, da poter offrire.